Prima sconfitta esterna della stagione per il Pescara, che perde per 3-2 sul campo della Virtus Francavilla al termine di 90 minuti contrassegnati da troppi errori dei ragazzi di Mister Colombo, che confermano l'evidente calo di condizione per Plizzari e compagni. È un momento non proprio positivo. Il tecnico pescarese propone diverse novità di formazione con Crescenzi in difesa, Palmiero a centrocampo e Delle Monache in avanti. Panchina un po' a sorpresa per Cuppone, padroni di casa che giocano con il 3-5-2 nella piovosa e fredda serata francavillese, dirige Centi di Terni. Le prime battute del match vedono il Pescara propositivo, con al quinto una conclusione a giro di mora con la palla che termina però a lato. Al 12° c'è un pallone perso in maniera sanguinosa da Crescenzi sulla fascia, con la sfera che viene crossata a centro area, dove Cardoselli sfugge a Cancellotti e sul secondo palo d'astuzia supera Plizzari per il gol dell'1-0. Ancora una rete subita in apertura dai biancazzurri, che rischiano anche qualche minuto dopo, e precisamente al 13° quando Maiorino serve ancora a Cardoselli, che in area manca di precisione mettendo la sfera fuori. La velocità dei locali e le dimensioni ridotte del terreno di gioco mettono in difficoltà gli ospiti. Al 25° ci prova Craia per il Pescara, che in area conclude mancando di poco il bersaglio grosso. Gioca meglio in questo frangente la squadra di Calabro, che quando riparte è spesso temibile. Al 29° c'è la prima parata di Avella. Al 34° occasionissima invece per il Delfino, dopo un'uscita difettosa del portiere di casa, Mora l'occasione per mettere la palla in rete, ma spedisce il pallone invece incredibilmente al lato, con il portiere Avella fuori dai pali. Ora spinge la squadra di Mister Colombo con insistenza e la Virtus Francavilla appare in questo momento in affanno. Al 44° c'è però un angolo per la formazione di casa e la parata di Plizzari dopo una deviazione di Tupta. Sul secondo corner Boben e compagni si addormentano e Cardoselli fa 2-0 e doppietta personale per il Delfino. All'intervallo è davvero notte fonda. Nella ripresa, fra i biancazzurri ci sono in campo Aloy e De Sogus per Mora e Tupta, ma il Pescara non è in gran serata, visto che all'11° Maiorino dalla distanza colpisce il palo con Plizzari che tocca il pallone. Al 15° spazio a Cuppone per Palmiero, con gli ospiti che passano al 4-2-4, e i frutti del cambio di modulo sono davvero immediati, visto che al 18° De Sogus viene atterrato in area di rigore pugliese da Idda. Il direttore di gara segna il penalty che Lescano trasforma con freddezza, dimezzando lo svantaggio abruzzese. Festeggia la squadra di Colombo con la gara che si riapre, anche se per pochi minuti. Al 26° infatti il neo entrato Cisco, ex della gara, trova Plizzari a negargli il gol dell'ex, ma il 3-1 pugliese è rimandato di poco, visto che al 28° Patierno in area, dopo una respinta corta di Plizzari, mette il pallone alle spalle dell'estremo biancazzurro. Gara che però resta viva anche sul 3-1, perché al 35° Cuppone riceve i palla in area da Colai dopo un rimpallo e con un tocco felpato fa 3-2. Si torna nuovamente a sperare in casa biancazzurra, ma gli ultimi minuti non regalano emozioni, con il 94° che vede il triplice fischio finale del direttore di gara Ternano e la prima sconfitta esterna del Pescara e la seconda consecutiva dopo quella con il Catanzaro. Lunedì prossimo, nel posticipo dello Stadio Adriatico con il Taranto, bisognerà tornare assolutamente alla vittoria.